Un portale dedicato alla trasparenza e alla partecipazione per realizzare il piano della mobilità sostenibile del Comune dell'Aquila. Sul sito voluto dall'assessorato alla viabilità, i residenti, i commercianti, le associazioni, l'università e i professionisti possono avanzare le loro proposte, di cui il Comune poi terrà conto nella redazione del PUMS. C'è tempo fino a maggio per avanzare idee e progetti, poi entro agosto l'amministrazione conta di concludere una prima proposta di piano di mobilità da sottoporre alla cittadinanza. Fondamentale sarà la progettazione del piano parcheggi per rendere vivibile la città e riportare la socialità in centro storico. Piano mobilità, siamo nella fase appunto di individuazione degli obiettivi che deve essere chiusa entro la fine del mese di aprile. Abbiamo già approvato il quadro conoscitivo e il piano parcheggi è una costola, cioè un piano di settore del piano urbano della mobilità, ma che abbiamo deciso di redigere anticipatamente proprio perché è un problema molto sentito dalla cittadinanza insieme al problema della riorganizzazione del trasporto pubblico locale. Quindi qualche area parcheggi già è stata individuata, l'abbiamo anche già deliberata in giunta, però dobbiamo definire il quadro complessivo dei parcheggi. Quali sono queste aree? Allora, l'area di San Bernardino, il parcheggio di San Bernardino, che prevede l'istituzione di 200 posti auto, però non per parcheggi orari, mordi e fuggi, ma sono posti auto venduti, diciamo, in toto oppure affittati mensilmente ed annualmente. E quindi più a servizio dei residenti, dei commercianti, di chi insomma stabilmente sta in centro. Poi c'è l'area di Porta Leoni, su cui appunto vanno ancora definite alcuni passaggi burocratici con l'ATER. Stiamo riattivando tutto l'iter di gara del parcheggio del Tribunale, però come ha anticipato anche il Sindaco nella conferenza stampa, potremmo temporaneamente destinare a parcheggi l'area dell'ex Magistrali, dove l'edificio che stiamo demolendo in questo momento, e quindi nella more della definizione della gara del parcheggio del Tribunale destineremo quest'area a parcheggio. In primis dobbiamo puntare a riempire il mega parcheggio che ha circa 900 posti auto che sono vuoti.